Il 27 gennaio gli stati membri dell'ONU e le loro istituzioni ricordano il genocidio del popolo ebraico compiuto dalla Germania nazista e dei suoi alleati. Si chiama Giornata della Memoria, ma non vuole essere solamente un tributo alle vite spezzate di milioni di innocenti. Questo è anche il giorno in cui ripassiamo la lezione della storia e la ripetiamo a voce alta perché raggiunga sempre più persone. È il giorno in cui proviamo, insieme, a far cadere gli alibi di chi è incerto quando bisogna schierarsi a favore dell'umanità, a favore di tutta l'umanità. La ferita dell'Olocausto sanguina ancora oggi a buon diritto perché i crimini dell'odio si sono trasformati ma mai fermati. Così la memoria dei fatti di allora ci costringe a vedere che la stagione degli orrori non è mai davvero passata e non passerà se noi per primi rinunciamo a respingerla. Che cosa può fare un solo individuo? Per cominciare, può smettere di dire a se stesso: tanto io non posso fare nulla. Il premio Nobel per la pace Wiesel scrisse: i pochi di noi che sopravvissero, sopravvissero per puro caso, e tuttavia proprio perché sopravvissuti ritenemmo che ogni momento delle nostre vite dovesse essere utilizzato per una sorta di missione impossibile, una responsabilità, un obbligo. Dovevamo far qualcosa dei nostri ricordi, di tutto quello che sapevamo. Dovevamo far qualcosa non tanto per amore dei nostri morti, quanto per amore dei bambini che ancora dovevano nascere, ebrei, cristiani, musulmani e buddisti. Quando rievoco il passato, continua Wiesel, cercando di capire gli eventi che condussero a quel genocidio, ricordo insensibilità e indifferenza. Noi ebrei morimmo perché il mondo fu indifferente. Buongiorno ragazzi, questa mattina vi sarete alzati, come sempre, dopo aver fatto colazione, siete venuti qui a vedere questo film assieme ai vostri compagni di scuola. Immaginate se invece questa notte militari che imbracciano un fucile avessero bussato alla vostra porta con violenza e avessero buttato giù dal letto e assieme ai vostri genitori vi avessero messo in un carro bestiame senza acqua né cibo e poi portati in un campo di concentramento in un paese straniero con uomini che parlano una lingua diversa e con cani che abbaiano alle vostre caviglie. Lì ad Auschwitz si era disposti su due file, da una parte quelli avviati immediatamente alla camera a gas e dall'altra parte quelli invece in grado di lavorare ed avviati quindi al lavoro nel campo di concentramento. Immaginate che questo è successo a 8 milioni di persone ed immaginate l'angoscia, il dolore, la disperazione che 8 milioni di persone hanno provato nemmeno tanti anni fa nella storia dell'umanità. Guardate il film senza indifferenza, come ha scritto Wiesel, senza masticare popcorn, perché quello che è successo può ancora succedere. Vi auguro quindi, ragazzi, buona visione del film a voi e ai vostri insegnanti. Spero che possiate ricordare quello che avete visto questa mattina.